andremo alla scoperta di un'usanza gastronomica particolare del nostro paese, quella del coniglio all'ischitana. Nella mia famiglia si è sempre arrivato il coniglio da Foss, solo che poi non ha avuto mai una veste, mai una forma, diciamo, giuridica di tutela. Quindi nel 2000 abbiamo iniziato a ragionare su come valorizzare questo prodotto e quindi abbiamo fondato il presidio Slow Food. Poi nel 2016 abbiamo avuto il riconoscimento che la PAT, prodotto agroalimentare tradizionale, dal Ministero delle Politiche Agricole. Quindi noi oggi, quando presentiamo questo prodotto, abbiamo la certificazione che è un prodotto ischitano DOC, cioè un prodotto di tradizione locale. Coniglio e Fus. Coniglio e Fus, e sta proprio in un fosso. Questo sistema serviva ai contadini per due motivi. Il primo motivo era quello di recuperare terreno vergine, perché chiaramente una volta noi non avevamo i concimi, quindi il terreno più sottostava e più era ricco di nutrienti. Non essendoci ancora sviluppata la chimica, allora si utilizzavano questi terreni per fertilizzare i campi. L'altra cosa che veniva fuori da questo fosso era il letame, che serviva sempre come fertilizzante. Quindi praticamente loro vivono allo stato brado, lo stato naturale. Questo volte è il segreto, sì, diciamo. Ecco, io da Foss è una tipicità prettamente isolana ed è un prodotto eccelso che andrebbe, non solo è stato valorizzato, ma andrebbe molto di più valorizzato, perché è come il tartufo bianco, cioè alla fine noi abbiamo un prodotto di eccellenza, ma di super eccellenza. Allora, il coniglio che cucino io è un coniglio, se parliamo del coniglio da fossa, la prima cosa, deve stare perlomeno 4-5 giorni a frullare. Quindi immaginiamo. Dove lo mette? Prima nell'abbattitore e poi nel congelatore. Allora è impensabile che uno ordina il coniglio oggi e stasera se lo mangia, cioè lo deve ordinare perlomeno una settimana prima, altrimenti non mangia. Poi ci sono alcuni trucchi gastronomici che vengono dalla sapienza antica: usare il concentrato di pomodoro, usare o la sugna o il lardo, poi alcune spezie fondamentali, però qua sull'isola, diciamo, cambiano moltissimo. Noi usiamo la testa d'aglio, ci vuole un bel bicchiere di vino, ma forse anche di più di un bicchiere di vino, e poi si aggiungono alcune piccole spezie e alla fine gusti un piatto veramente meritevole. E quali sono? Il basilico, il peperoncino e il prezzemolo. Poi ultimamente aggiungo anche altre erbe, che sono le foglie di agrumi, il finocchietto e... E lo fate rosolare? No, questo già è rosolato nel vino, è rosolato solo nel vino. Poi queste si aggiungono alla fine, prima di servirlo a tavola. Alcune volte le metto addirittura crude. Aglio o cipolla? Io uso l'aglio. Ci vuole l'aglio? Secondo la mia famiglia sì. Anche se un altro... Ci sono molte scuole di pensiero. Sì, anche se uno di buono pane... Quante sono le ricette, me l'aveva detto? Una trentina.